Siamo lieti di poter festeggiare il tuo 400° compleanno con il tuo amico Lully. Bene, amico dal 1664 e l'inizio della vostra collaborazione fino a 1672 è il momento in cui ti ha lasciato. Ma dopo tanto tempo dimentichiamo tutto questo per tenere a mente le magnifiche opere affermate di Molière e di Lully, come per esempio Bourgeois Gentilhomme. Tutti qui conoscono la storia del questo borghese Monsieur Jourdain, che potrebbe diventare un signore, un gentilhomme. Per fare questo manda a chiamare gli insegnanti di lingua, musica, danza e filosofia. Ma non c'è niente da fare. Quindi la soluzione potrebbe essere quella di far sposare la sua figlia con un nome, non questo giovane Cleonte, ma Cleonte, molto innamorato. Si traveste all'altezza turca e con l'aiuto del suo fedele valetto Covier, che tradirà in una lingua turca molto inventata. Spero di ottenere la mano della sua amata. Allora, il mio amico Luca, da casa, sarà signor Jourdain. Signor Jourdain, il suo cuore è come un rosario in fiore tutto l'anno. Questi sono i modi di parlare servizievoli in quei paesi. Sono il più umile servitore di Sua Altezza Turca. Karimbar Kamboto Ustin Moraf. Ustin Yok Katalmaleki.
quasi un vaso alla Morana. Dice che il cielo vi dia la forza dei leoni e la prudenza dei serpenti. Sua Altezza Turca mi onora troppo e gli auguro ogni sorta di prosperità. O Sabina Mensa Doc, Babari, Orakaf, Uram. Dice che dovreste andare velocemente con lui a preparare la cerimonia per vedere la vostra figlia e concludere il matrimonio. Così tanto in due parole? Sì. La lingua turca è così, dice molto in poche parole. Andate rapidamente dove desidera la sua altezza.